Come sapete, siete qui per scoprire la nuova 500L. Alcune cose sono rimaste invariate, ma oggi vi sottoporrò tre prove. Tre prove che potrete superare esclusivamente attraverso le novità presenti nella nuova 500L. Andiamo a bordo. Ho nascosto qualcosa dietro l'auto. Dovete scoprire di cosa si tratta. Vai. No, dietro non c'è niente. No, ma ragazzi, secondo me non c'è niente. Perché non guardiamo dalla telecamera posteriore? Vero. L'auto no, inserisci no, la retro. Dai. No. No. È un altro giorno. Bello lo schermo, eh? Ah, secondo me è 7 pollici. Come fai a saperlo? Se vuoi dare dimensioni. La seconda prova consiste nel caricare questo kayak sull'auto. No, no, non così. Dovete caricarla dentro l'auto. Dal bagagliaio. No, ferma. Secondo me non c'entrerà mai. Abbassiamo quello davanti, no? Pronto. La nuova 500L, se rileva un ostacolo, si ferma in automatico. Ve la sentireste di metterla alla prova? Ho solo dimenticato di dirvi che dovrete guidare bendate. Otto, come stai? Ecco, ecco ragazzi, Paolo, eccolo. Sta chiamando. Ragazzi, io non vedo niente. Ciao Paolo! Ciao! Eccoci! Ciao! Elena. Allora Elena, ora metti la prima e vai avanti lentamente, senza mai muovere il volante. Ok. Andate, andate! Sicuro? Oh! Ma frate di cosa? Pazzesco! Non so che cosa vi abbiano detto gli altri, ma per me è stato divertentissimo. Un'auto così non si smette mai di conoscerla.